questa mattina sei qui a chiedere la fine della guerra. Esatto, perché secondo noi la guerra è un'atrocità che va assolutamente fermata per i nostri coetanei che muoiono, anche per gli adulti e gli anziani e per chiunque si trovi nella guerra. E dato che noi siamo qui e siamo cresciuti con la pace, e vogliamo anche invecchiarci e magari non finirci in guerra, magari, quindi vorremmo finirla il più presto. Hai paura che questo conflitto possa arrivare anche qui? Sinceramente non penso che arrivi qui, però con l'espandersi di questa guerra potrebbe succedere che in qualche modo, se arrivi, comunque avremmo paura di ovviamente morire, e spero di no, perché è molto brutta la situazione che c'è in Ucraina e niente, cioè, non mi sembra tanto possibile che Putin riesca ad arrivare fino a qui. Spero di no, ma mai dire mai, perché comunque se non fermiamo più presto questa guerra potrebbe espandersi, diciamo, non solo in Russia e Ucraina. Vuoi fare un appello a Putin? Sinceramente no, gli chiedo soltanto di finire la guerra e di smetterla di bombardare l'Ucraina e di smetterla di fare la guerra e ritirare l'esercito. Gli direi solamente di smettere di provocare questa guerra, perché le persone muoiono e non so come lui riesca ad andare a dormire con queste atrocità che ha commesso. La pace è la parte migliore della nostra vita. Non vi sento, più forte. Allora io urlo no alla guerra e voi sì alla pace.